partiti. Un po' lenta Maria Salvador che rimane in coda mentre al comando si porta Winning Generation davanti a Run Generation in terza posizione Estoril ed in coda ora ricongiunta Maria Salvador. Cavalli ora all'imbocco della dirittura opposta alle tribune, posizioni pressoché invariate, con Winning Generation che ha conquistato il comando in seconda posizione Run Generation, poi Maria Salvador con all'esterno Estoril. Si prosegue nell'ordine, ora siamo dopo i primi 700 metri di corsa con sempre Winning Generation leader davanti a Run Generation. Ora Maria Salvador è in terza posizione lasciando in coda Estoril. In tale ordine i concorrenti si avvicinano all'imbocco della curva di fondo, che vede sempre Win Generation al comando, davanti a Run Generation, Maria Salvador ed Estoril. I quattro cavalli in fila indiana proseguono anche lungo l'arco della curva e Win Generation si propone in vantaggio all'ingresso in retta di arrivo. Alle sue spalle Run Generation, Maria Salvador ed Estoril. Siamo ora in retta di arrivo con Win Generation che ha allungato, tallonato da Run Generation che a sua volta è seguito da Maria Salvador con in coda Estoril. A 450 dal palo, Run Generation rompe gli indugi e attacca e passa su Win Generation che cerca di reagire. All'esterno si presenta anche Maria Salvador. I tre cavalli sono vicini, ma sta passando Run Generation attaccato a fondo da Maria Salvador. Nel finale, Maria Salvador di forza sta passando nei confronti di Run Generation, poi Win Generation terzo davanti ad Estoril. Vediamo ora le immagini che la regia ci ripropone con il numero 3 Maria Salvador e Alessio Satta a bersaglio, numero 3 dello schieramento, al secondo posto il 4 di Run Generation, chiude al terzo posto il battistrada Win Generation, quindi 3-4-5 il probabile ufficioso arrivo di questa quinta ed ultima corsa del convegno da Napoli.